Ciao a tutti amici di Fishing Evolution, io sono sempre Andrea e questo è il canale fishingevolution.com. In questo video andremo a vedere e realizzeremo insieme il nodo Albright Special, un nodo ideale, ottimo per unire due nylon, due fili di diverso diametro, uno sottile ed uno molto grande. Ottimo, ideale anche non solo per shock leader ma anche per unire nylon con cavetto d'acciaio. Lo vediamo subito dopo la sigla. Mi fai una sigla migliore? Partiamo subito e andiamo a vedere come unire uno 0,50 con un nylon dello 0,20. L'Albright Special lo realizziamo in questo modo. Partiamo con il nylon più grande, in questo caso lo 0,50. Lo pieghiamo in due per 5-6 cm. Lo vizziamo un pochino sulla piega. Consiglio che vi do, tenete a portata di mano un ago da innesco. Lo mettete in prossimità del nylon piegato, serve per irrigidire la zona dove poi andremo a lavorare con il nylon sottile. Quindi tenete il nylon piegato in due con un ago da innesco. Prendiamo il nylon più sottile, lo inseriamo dentro questa finta asola che abbiamo creato piegando in due lo 0,50. Ne tiriamo via un po' di centimetri e poi andiamo ad avvolgere il doppio nylon dello 0,50, l'ago e anche lo stesso filo che arriva dall'esterno. Infatti andiamo ad avvolgere tornando indietro. Creiamo un giro di boa e poi torniamo indietro. Avvolgiamo tutto, vedete? C'è il capo dello 0,20, il doppio nylon del 50 e l'ago che ci serve per tenere rigida la zona dove stiamo girando con questo 0,20. 6-7 spire e poi ripassiamo all'interno dell'asola nello stesso verso in cui siamo entrati. Riusciamo? Ora tiriamo il capo lungo per andare a chiudere l'ultima spira, questa qui in fondo, quella un po' più lenta, e andare ad avvicinare tutte le spire. Teniamo con i polpastrelli, sfiliamo il nostro ago d'innesco e serriamo il nodo. Prima di serrarlo ve lo faccio vedere un po' scomposto, eccolo qui. Serriamo, bagniamo. Tagliamo i due capi in eccesso e questo è il nodo Albright Special, nodo per unire due nylon di differente diametro. Come detto anche in apertura, l'Albright Special è un nodo validissimo anche per unire cavetti d'acciaio e nylon. Andiamo ad eseguire l'Albright Special anche tra questi due fili. In questo caso il filo che piegheremo è il cavettino d'acciaio. Passiamo all'interno il nylon. In questo caso sto utilizzando uno 0,40, quindi sto simulando quello che è un cavettino d'acciaio per la pesca a serra. Giro il nylon e tornando dietro avvolgo il tutto per 5-6 spire. In questo caso non mi sto avvalendo dell'ago da innesco perché già l'acciaio di per sé è abbastanza rigido. Riesco passando nello stesso verso in cui sono entrato. Tiro prima il capo lungo per serrare questa asola qui dietro.
poi vado a chiudere il nodo. Allbright Special, serra non ti temo. Se vi piace mettete un vi piace, se non vi piace non ti terrà nessuno. Ciao ciao!